Cari amici, buonasera, mercoledì 10 gennaio 2018, benvenuti a Piemonte in Corsa, puntata numero 414. In cabina di regia anche quest'anno abbiamo Alberto Mola in compagnia di Elena, alle camere Giovanni Rossi, detto John. Subito un saluto a Marco Raffaeli, master del Custorino, che ho incrociato al Parco Colletta mentre mi trascinavo, non allenavo. E a proposito del Custorino, questa sera una puntata dedicata a Gianni Pedrini, grande cussino, morto il 27 giugno scorso a soli 59 anni, lottando come una bestia, così mi aveva scritto in un messaggio prima di andarsene. Per parlarci di lui questa sera sono con noi Sebastiano Spina, presidente della FIDAL provinciale di Torino, nonché tecnico del Custorinese, che ci presenterà in dettaglio la prima edizione del Cross di Pedro al Parco Colonnetti, organizzato proprio dal Custorino, domenica 14 gennaio prossimo, ovviamente. E poi vicino a lui Mimmo Rapallo, tecnico del mezzo fondo del Custorino, tracciatore di questa corsa campestre, insieme a Gianni Crepaldi, anche lui tecnico del mezzofondo, ex azzurro, però anche lui allenatore dei talenti cussini. E poi, infine, Mimmo Massari, ex maratoneta di livello nazionale negli anni 70. Abbiamo due o tre foto a proposito per testimoniare, perché magari non ci credete che era un ex maratoneta. Ecco, qui lo vediamo in un gruppetto, tra l'altro abbiamo riconosciuto degli amici. Qui anche, a sinistra lo vediamo, se non l'avete riconosciuto, è qui in terza posizione dietro il Rastello e il grande Pedro. Tanto, cioè, ti ho fatto un bel servizio, no? No, perché queste sono foto d'epoca, sì. E sarebbe difficile riconoscerti. Sei stato un grande amico di Gianni e gli sei rimasto vicino fino all'ultimo, insieme a Giacomo Collodoro, tra l'altro il dottor Giacomo Collodoro, che sarà nostro ospite mercoledì prossimo, e che ha avuto, devo dire, non so se corrisponde al vero o meno, Giacomo mi dice di sì, ha avuto l'idea di fare un trittico intitolato proprio a Pedro, cioè tre gare, tre cross. Perché cross? Perché Gianni era amante del cross, più ancora della pista e della strada. E la prima data importante ovviamente è domenica prossima, non poteva essere altrimenti, il Custorino è stata la sua casa per moltissimi anni. Poi ci sarà Pellerina il 21 gennaio, anche questa gara molto amata da Gianni, e infine Borgaretto il 4 febbraio. Borgaretto, tra l'altro, è stata una parentesi nel CUS, perché è stato tesserato per qualche anno anche per il Borgaretto. È stata una bella idea questa? Ma diciamo che già nel mese di settembre già ci eravamo sentiti con diversi amici di Gianni, tutti. Poi ogni volta che andavo a correre nei campi di gara, loro mi chiedevano come sta, appunto già prima che lui c'era ancora, mi chiedevano sempre di Gianni, e io nascondevo un po' com'era la storia. Ecco, guarda, qui abbiamo fatto una piccola clip, poco più di un minuto, per far vedere e testimoniare che proprio la specialità più amata proprio di Gianni. Vabbè, lui era, è nato nel cross. Ormai era già master, cioè non è una gara giovanile, però questo, anche quel saltello, quella sosta sul tronco, testimonia il fatto che lui amava soprattutto correre, si divertiva, cioè non voleva né umiliare avversari e neppure teneva molto alla vittoria, però si divertiva perché gli piaceva proprio la tipologia. Sei d'accordo? D'accordissimo. Intanto lui era uno veramente fortissimo nei cross, infatti qui a Trana, tra l'altro. Sì, a Trana, nelle gare di cross lui si esprimeva al meglio. Infatti mi ricordo proprio un episodio di un cross a Reggio Emilia, da quelle parti là, era un campionato italiano a Reggio Emilia, da quelle parti, adesso mi ricordo. E so che aveva finito la gara, era arrabbiatissimo che era arrivato secondo, perché un abruzzese, un piccolino, l'aveva battuto di brutto. Era arrabbiato, ha preso la borsa, la scala. Qui nella tua Scarmagno, sì, e già vedi che zoppica, sì. Perché era sconsolato. Qui si diverte a correre e a far finta di fare, sì, lo sprint con Valerio. Beh, lui era mitico, poi lui era amico di tutti, e quello che esprimeva lui era una cosa indescrivibile. Ecco. Gianni. Infatti, come ti ripeto, già i primi mesi che lui era già mancato, si era mosso questa specie di
di animazione per creare qualcosa in suo ricordo. Allora, diciamo, ci siamo parlati un po' con Andriani dal Pellerina, con Aldariotti, poi sono intervenuti il Cursorino, appunto per cercare di fare un po'. Io personalmente, quando ho iniziato a correre, per me è stato subito un idolo, anche perché rispecchiava un po' il mio carattere. Vincere sì, però non a tutti i costi. Abbiamo una clip del 2009 esplicativa, basta ascoltarla bene, sentiamo. Gli manca ancora questa grinta da poter dare il colpo di grazia alle sue avversarie. È ancora giovane. È ancora giovane, tra due o tre anni probabilmente quella cattiveria in più gli arriva. Ma non diciamo cattiveria, diciamo grinta. Ma ci vuole. Nell'agonismo ci vuole, è una cattiveria sana, ecco, sì, sì. Però ci vuole. Il fatto è che anch'io ho avuto dei problemi in gioventù. A Gianni Pedrini rimproveravano proprio quell'eccessiva signorilità di condotta. Ma più che signorità è che io mi divertivo, a me piaceva correre. L'agonismo veniva e non veniva, a volte non c'era e mi bastava proprio solo correre. Ma ha a che fare con il mestiere che fai, cioè l'insegnante? No, quello quando ero giovane, io sto parlando quando ero junior, fino ai miei 20 anni, ecco, era proprio un divertimento. Sì, effettivamente mi mancava quell'agonismo che magari mi sarebbe stato utile in quel periodo. Però anche lei è questione di esperienza, 2 o 3 anni sicuramente diventerà più cattiva, più aggressiva. Sei d'accordo su questo? Che non era il fine ultimo, non era vincere, ma divertirsi. Guarda, quello che diceva lui era religione, quindi per me è giusto quello che lui diceva. Cioè, d'altronde non si diventa quel personaggio che è stato lui se non si esprimeva in questo modo. Lui dimostrava a tutti quello che valeva, cos'era la corsa, il modo di correre, come correre, capito? Quindi... Ma sai perché gli avevo fatto questa domanda e gliel'avevo già riproposta, sì, prima tu, fuori onda? A tranello, Perché in un meeting, sì, Cursorino, certo. Un meeting del Cursorino, allora che si organizzava ed era grande, un grande meeting, mi trovavo alle spalle di due tecnici nazionali e parlottavano, non mi conoscevano. E parlottavano, sentivo che uno diceva all'altro, Gianni Pedrini, sì, ma è sempre stato un po' coniglio, nel senso ovviamente coniglio in gara agonistica. Sì, quello sì. Mi aveva ferito in un modo tremendo. E allora un giorno glielo ho chiesto, senti Gianni, ho sentito così, non facendo i nomi, sì, dei due tecnici. E lui mi ha detto, ma sì, ma che pensino pure così, sì. io mi diverto. In effetti era stato poi così. In effetti era l'unica risposta che lui ti poteva dare, perché lui ragionava sempre in quella maniera, in quel modo lì. Per lui era divertirsi correre, era arrivato a un certo punto che a divertirsi correre, tant'è vero che in una gara di campionato italiano di una mezza maratona, mi ricordo che abbiamo corso insieme, correvamo forte, mi fa Mimmo, ma ti rendi conto che stiamo correndo forte, ma per cosa? Eppure stiamo correndo forte, io e te insieme, ma ci stiamo divertendo. Ho detto sì, ci stiamo divertendo alle balle, ho detto, questo sta tu correndo. Sei leggermente qualche anno in più di Gianni. Sì, 5 anni. Però avete fatto moltissime gare insieme. Sempre, da quando l'ho conosciuto, perché io agli inizi non lo conoscevo tantissimo. Poi da quando abbiamo cominciato a correre insieme, poi nell'Enervit, ma già un po' prima dell'Enervit, ci siamo conosciuti moltissimo, ci siamo frequentati, da lì abbiamo iniziato la nostra vera amicizia, che siamo diventati quasi fratelli, non posso nasconderlo. Nella presentazione ho accennato a questa frequentazione, questa tua particolare amicizia insieme a Giacomo Collodoro, sì, ovviamente. Siete stati, certo, due, Giacomo è stato, oltre ovviamente, sì, ai familiari, siete stati gli unici due che siete stati proprio vicini fino all'ultimo. Ha sofferto? Ragazzo, mi fai una domanda che mi è difficile rispondere. Ti posso dire, io, tant'è vero che ancora l'ultima settimana, prima dell'ultima ancora, lui mi ricordo che siamo andati di sabato, e tant'è vero che ha chiesto alla figlia, a Federica o a Beatrice, non mi ricordo, ha chiesto una pizza. E me lo dicevi quando... Siamo andati subito a comprargli, è andata subito la figlia a comprargli, lui coricato nel letto,
Mi diceva che mangiava mi dicevi la pizza. Che vi teneva su di morale, sì. Voi. Sì, sì. Lui ti guardava e diceva, beh allora, che è questa storia? No, sono qui, ti sono venuto a trovare, scusa, non posso venire. Sì, 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 ma mi hai sempre chiamato, ogni giorno mi chiamavi, adesso non mi chiami più. Ma io non ti chiamo solo perché non voglio disturbarti, come... Certo. Cosa devo dirti che mi hanno detto? Che non potevo dirgli che mi hanno detto di non... Per una sorta chiamare. Di cautela anche per e la l'ultima malattia. Settimana proprio invece, quando sono andato quelle 3-4 volte che sono andato l'ultima settimana proprio, cioè lui non c'era più, era coricato nel letto, non potevi neanche svegliarlo perché sentiva tanto dolore e svegliarlo era fargli male, tant'è vero che venerdì mattina quando stavo venendo a Torino a lavorare e mi ha telefonato Claudia. Minutino di pubblicità. Ben ritrovati, seconda parte di Piemonte in Corsa, mercoledì 10 gennaio 2018. Abbiamo parlato di Gianni Pedrini, dello scomparso Gianni Pedrini, grande campione. Abbiamo un campione qui, anche non mi piace dire ex campione, però occhio, Gianni Crepaldi, collegnese, 50 anni? 49, dico, e i campioni tengono a precisare le cose, lottano col cronometro per pochi secondi, figurati se non lottano per un anno. Scusa Gianni se ti ho fatto più vecchio, però 16 maglie azzurre, vuoi aggiungerne qualcuna? No. Bene. Ha disputato 4 mondiali di cross, 2 europei, 7 mondiali militari, 3 maglie tricolori, 3.000 indoor, 3.000 siepi e staffetta 4x800. Mi sono perso qualcosa ancora? E 2 mondiali militari. 2 mondiali militari. Cross corto e 3.000 siepi. Qui siamo passati subito al settore più congeniale a me, perché qui il settore amatoriale, qui in una gara del Borgaretto a Beinasco, sei arrivato davanti a un certo, qui non eri nel pieno proprio della carriera, però arrivai davanti al Bussard, questo è un giovane che non mi ricordo più, dietro De Ruvo, qui abbiamo visto anche Caretto. Indimenticato Caretto, Cesare Greco, una gara non ti saprei dire in che, forse del 96 se non sbaglio, nel 96 eri all'apice, Antonio, auguri Antonio, proprio oggi compie gli anni, auguri Tony, qui abbiamo Sorbara, ma è Nasini, è un po' più magro in questo Muisis, se non sbaglio. Ecco, qui siamo passati sempre nel 96 a Sangano, una bella vittoria, però abbiamo messo un po' più lungo il clip per far capire chi c'era dietro. E allora qui dietro vediamo, qui 1.05 se non sbaglio il tuo tempo, sì. E qui un certo D'Urbano, sì. Il che è tutto dire. Ma poi proseguiamo, il terzo è un certo, se lo riconoscete, adesso è un 20 kg in più, però Gozzano, grande Marco. E poi via via, questi sono poi i tempi che fanno adesso, non so se li fanno ancora. E questo è Pinerolese, non me lo ricordo. Vecchio. Galeasso. Galeasso. Che adesso fa triathlon, se non sbaglio.
o addirittura è fermo. E qui continuiamo con Bertola, mica Micio Bau Bau. Ah no, questo è Santa Chiara che corre ancora adesso. Qui è Bertola, qui è Bertola. Perciò un ordine d'arrivo molto molto importante, qui siamo sui 1.08 e poi abbiamo Cerva che sta continua a vincere ancora, quindi continua, il che è tutto dire, però se continua a vincere, Azza che adesso è in Veneto se non sbaglio, e poi non lo conosco qui, aiuto, poi c'è Veletti e poi c'è Danza. Che adesso anche lui è dimagrito abbastanza, però non è a questi livelli. E poi Greco, Ciavarella corre ancora adesso. E poi Bussard non è fermo, adesso si rifà con Walid, suo figlio. E cosa ti vengono ancora i brividi, nostalgia? Perché prima ti ho chiesto corri, tu hai detto no. Adesso ho un compito, quello di allenare giovani. Tra l'altro non so se è possibile, Alberto, fare la magia, però mandarmi anche la foto di tre talenti che sta, eccola qui, Michela, figlia proprio di Cesarò, che compie gli anni oggi, gli abbiamo fatto gli auguri, e poi il grande Poli Carpenco, che stai tirando su veramente da campione. E questa non alleno io, però. Non l'alleni, no. Tu, però l'abbracci. Sì. Comunque, come ti trovi a allenare questi giovani? No, bene. Passare da atleta allenatore non è stato facile, perché comunque all'inizio si fa sempre un po' i paragoni quando uno è l'atleta. Però ormai sono 6-7 anni che alleno, devo dire che sto avendo delle grandi soddisfazioni. Ma tu da atleta ne hai avute tante, a parte il fatto però avresti potuto averne molti di più, dovevi gareggiare con un certo Panetta, Lambruschini, Carosi, che erano dei mostri sacri proprio nella tua specialità. E hai qualche rimpianto? No, rimpianti no, perché poi alla fine ho fatto per 20 anni la cosa che mi è sempre piaciuto, quindi correre. Certo, poi uno a fine carriera guarda sempre quello che si poteva fare. Mi è mancato il sogno olimpico, perché quello è un po', penso, l'ambizione di tutti gli atleti, però alla fine sono contento di quello che ho fatto. Ma questi giovani, si parla tanto dei giovani, ma crescono oppure si fermano poi a un certo livello e non spiccano quel famoso salto di qualità, nonostante ci siano tecnici validissimi? E lo chiederemo poi anche a Mimmo Rapallo. Ma se noi guardiamo a livello italiano assoluto, quest'anno a livello junior, a livello under 23, siamo una delle nazioni più forti in Europa. Poi manca quel salto per confermare veramente a livello assoluto di essere sempre una delle nazioni più forti. Cosa succede onestamente? Non lo so, le problematiche sono tante. Ma all'epoca tua è proprio vero allora che c'erano più talenti di adesso? No, non è che c'erano più talenti, perché i talenti ci sono, perché se al giorno d'oggi abbiamo atleti che riescono a fare i record italiani, vuol dire che i talenti ci sono. Il problema è poi arrivare a farli a livello assoluto. Fare l'allenatore è difficile, trovi difficile? Tu sei stato un atleta, un grande atleta, com'è stato il cambio? È difficile quando si alza il livello, perché fino a livello giovanile si riesce abbastanza a fare, a ottenere anche dei buoni risultati. Il problema è quando si arriva a livello assoluto, perché le problematiche sono più ampie, le esigenze sono più ampie per un atleta, e quindi non è facile. Io, per dire, alleno un atleta, Marwan Razzine, che comunque ha corso quest'anno nel 2017 5.000 in 13.28, che comunque è sempre un tempo di tutto rispetto, e per arrivare a correre in 13.20, che poi ti dà la possibilità di andare a competere a livello mondiale, sono 8 secondi, ma sono duri. Non è facile. Senti cosa pensava Gianni Pedrini sul diventare allenatore o meno. Gianni Crepaldi, veniamo alla tua prova. E sul giornale, su Intersport, abbiamo titolato Strachenia.
poi Crepaldi, in effetti è andata così. Però sono proprio imbattibili questi Vignani, perché so che non eri al top della condizione. No, io ho deciso ultimamente di fare la gara, perché ho avuto dei problemi muscolari, quindi ero un po' indietro di preparazione. Comunque gli atleti keniani sono i più forti al mondo, non è che, ormai tutti quanti lo sanno, in tutte le gare di solito c'è sempre nei primi tre un keniano, quindi quando si corre contro di loro è sempre molto difficile riuscire a vincere. Sì, ma ci tenevo parecchio a fare sta gara, infatti era già un paio di mesi che con Gianni Pedrini gli avevo dato la mia disponibilità di poter venire. Per un mesetto fa ho avuto questo inghippo e praticamente sono stato in dubbio fino agli ultimi giorni, poi è stata più forte la voglia di correre che quella di guardare. Quando hai capito che non c'era più niente da fare e rassegnarti almeno al terzo posto? Ma diciamo che tutta la gara ho fatto abbastanza fatica, infatti c'è venuto al sesto chilometro, addirittura mi stavo staccando dal gruppetto dei primi, però è leggermente rallentato, sono rimasto lì, quando siamo rimasti in quattro, due chilometri alla fine, ho detto ormai peggio che è quarto posto, speriamo almeno di riuscire a batterne uno. Ho portato un po' di confusione in regia, non era questo il clip che dovevo lanciare, però ne approfitto per farti la domanda. Qui tu hai detto, ti avevo chiesto, ma questi keniani sono veramente imbattibili? Tu hai dato una risposta, pensi ancora così, visto che adesso c'è un pupillo di Canova che sta mettendo tutti in riga? No, effettivamente questo atleta di Canova ha corso veramente forte, avvicinandosi molto ai keniani. C'è da dire che negli anni 90 noi avevamo atleti italiani che riuscivano a battere i keniani, da Panetta, Antibo, May, Kova, quindi erano atleti che hanno vinto medaglie battendo anche atleti keniani. Io rimango sempre dell'opinione che è difficile competere con loro, certo. Molto difficile, basta guardare le classifiche e ci si rende conto che sono molto nere. Che sono molto, sia maschile che femminile, sono molto nere. Adesso Alberto, è l'ora di quella clip di Gianni Pedrini riguardo all'allenare o meno. Allenatore di qualcuno? Io non alleno. Non hai ambizioni? Non ho ambizioni di allenare, sinceramente non. O trovo un talento veramente forte, mostruoso, allora magari mi viene voglia, ma sinceramente non ho più visto nessun talento mostruoso. Non è cattiveria questa, eh? Allora, siccome io ho corso con dei talenti veramente mostruosi, cioè gente che purtroppo adesso non c'è neanche più, sto parlando anche di Walter Merlo, o poi ho conosciuto gente come me, come di Napoli, come Antibo e via dicendo, sinceramente secondo me atleti così non ci sono più. Purtroppo Gianni Pedrini sta descrivendo un panorama un po' deprimente, però ahimè molto molto reale. Bene. E qui siamo nel 2009, tu la pensi ancora come Gianni Pedrini? Che l'hai già detto prima che i talenti ci sono, però è difficile poi farli esplodere. Esattamente, ma no, ma poi certo il sogno di un allenatore è trovare sempre un atleta di talento e cercare di portarlo più in alto possibile, però uno fa l'allenatore, io vado al campo e anche l'atleta che non ha grandissimo talento, che però si allena, ottiene risultati per lui ottimi, è una soddisfazione, perché comunque vedi che il lavoro e la voglia del ragazzo alla fine ripaga. Bene, minutino di pubblicità, aspettateci. Ben ritrovati, terza parte di Piemonte in Corsa, mercoledì 10 gennaio 2018. Notizie e risultati con la collaborazione di Sebastiano Scuderi e Miriam Scamangas. Al cross campaccio internazionale di sabato 6 gennaio, buoni risultati dei piemontesi. Su tutti Valeria Ruffino. Qui abbiamo proprio la partenza delle donne. Settima nella prova femminile e prima nelle azzurre. La Bielese è stata convocata per il cross internazionale di Edimburgo sabato prossimo 13 gennaio nelle fila del team Europa.
nel confronto con Gran Bretagna e Stati Uniti. Bella prova anche della torinese Martina Merlo, nona. Sul podio nella prova juniores maschile Yassin Khoury del Vittorio Alfieri Asti, abbiamo qui il podio, a due soli secondi dall'argento di Ayoub Idam. Rivarolo, alla terza edizione del Cross del Castello di Malgrado, 518 classificati, messi a dura prova dalle condizioni climatiche, con pioggia e fango. Due le partenze degli adulti, la prima con 211 partecipanti, over 55 e tutte le donne, ha visto il successo di Adriano Nicolelli, che vediamo in foto, della Settimese, davanti a Massimo Roberto San Michele e Gianfranco Paradiso del Durbano Gas. Mentre per le donne, vittoria di Elisa Rullo del Tiger Sport davanti a Katarzyna Kuzmilka del Forno e Rachela Young del Val Chiusella. La partenza dei più giovani, 18-54 anni, vede al via 200 atleti, vittoria di Claudio Alberto del Susa sul poliedrico Angelo Di Renzo del Run Athletic, sempre diviso tra bici e corsa, e Paolo Boggio del nuovo team Berardo. Castello Alfero, Cross della Befana, 160 partecipanti, Flavio Ponzina, che vediamo in mezzo ai secondo e terzo, del Brancaleone Asti, vince su Lorenzo Secco, Fossano e Nicolo Gallo, Atletica Alba, primo degli allievi in gara. Fra le donne, prima Elena Maria Banius, Valle Varaita, sulle portacolori del Vittorio Alfieri Asti, Claudia Solaro e Monia Marchetti. Prima allieva, Elisa Dovetta, Valle Varaita. Elisa, Elia, Mattio e Matilde Banius, Valle Varaita Cadetti e Ragazzi, Tommaso Mattio Valle Varaita e Sara Dandawi Pondonnas. E trail dei due comuni invernali, Adronero in 45, successo per Emanuele Arese, Dragonero, davanti a Silvio Paluzzi, Pam Mondovi e a Marco Dalmasso, Boves Run. Prima donna al traguardo, Cristina Masoero, Dragonero, seguita da Manuela Agnese, Boves Run, e da Anna Maura Garelli, Dragonero. Un'altra piemontese prende la via degli Stati Uniti e dopo Daisy Osacque e Ellen Falda, la giovane ostacolista pinerolese Agnese Mulattero è il neo acquisto della squadra di atletica della University of Nevada Reno. Vanta un primato personale di 13,85 sui 100 ostacoli e 8,71 sui 60 ostacoli. E veniamo alle prossime gare, domenica 14 gennaio a Verrone, terzo cross dei due laghetti presso la polisportiva Cedas Lancia in strada Canchioso, e a Moncrivello cross del lago Cara Wisp, nuovo tracciato 6 km, partenza 9,45, e a Torino la prima edizione appunto del cross di Petro, tra l'altro abbiamo la foto del volantino molto bello. E Mimmo Rapallo, veniamo a te, e mi dicevi qualcosa circa l'allenamento. Non alleni più chi? Io ultimamente ho preso una decisione, come Pedrini, di non allenare, e però sono rimasto nell'ambiente, anzi ancora di più perché mi occupo della sezione di atletica del Custorino, quindi organizziamo le varie attività con i corsi. Ma quindi il tuo può chiederti perché questa rinuncia, anche perché Alberto, sei quella bellissima foto, ecco qua, questi sono tutti i tuoi allievi. Ero lì come accompagnatore responsabile infiltrato. Della squadra, infiltrato, però quelli che hanno lavorato di più sono quelli vicino a me in questo momento. Ma come sei modesto, sei sempre il solito modesto, io ti ho avuto già in passato come ospite, tra l'altro mi premetta, l'avevo già fatta allora questa domanda, tu il campo d'atletica ti avrà dato molto, ti ha dato tante soddisfazioni, però ti ha dato soprattutto la moglie, se non sbaglio. Giusto. Una moglie e adesso tre figli. Tre. Quando ti ho ospitato ne avevi solo due. L'ultima è Luca. Ti chiedo un'acrobazia, se mi lanci la clip Rapallo. Cominciare con Mimmo Rapallo, tecnico del mezzofondo del Custorino, vicino a lui, Tiziana Di Crescenzo, atleta del Custorino, sua moglie, e tanto per tenersi in forma, oltre che atleta, avvocato civilista della famiglia. Visto che abbiamo papà e mamma, mancano l'appello Davide di 4 anni e Sara di 16 mesi. Salutiamo. Sono salutati dai genitori. Allora adesso dovremo rifare poi la clip e aggiungere il terzo. Davide, Sara e Luca di 20 mesi. Oh, 20 mesi, beh, non guarda ancora la televisione, almeno mi auguro. No, per adesso no. Allora, siamo in tema di allenatori, visto che mi hai dato questa news. No, bella o brutta non lo so,
sei tu che devi valutare, che però non alleni più, però allenare ti ha dato soddisfazioni? Io ho allenato per diversi anni e mi ha dato tante soddisfazioni. Sono il fatto di andare al campo, di avere degli stimoli, di trovare dei ragazzini, di poterli tenere in un gruppo, è veramente bello. E dà delle soddisfazioni, al di là del risultato, perché l'atletica, non lo dico solo io, però è bella perché c'è la possibilità di migliorare. Anche l'ultimo che fa una prestazione, migliora il suo risultato, è contento di questo, quindi dobbiamo vedere l'atletica da questo punto di vista. Però adesso hai dei compiti più logistici allora? Più organizzativi, quindi devo dire la verità, era un po' più facile allenare probabilmente, perché vivevo la situazione con i ragazzi, mi sentivo sempre un po' più ragazzino, invece adesso bisogna affrontare delle situazioni diverse, dal parlare col genitore, col ragazzino, con gli allenatori, gestire diverse gare, nel Custorino non ci dimentichiamo che ha sempre più di 400 iscritti ogni anno, quindi è una grossa società. E anche bisogno di una figura come la mia, perché abbiamo tantissimi allenatori e quindi ci deve essere qualcuno che comunque cura la logistica. Ho capito, è stata una promozione, mi pare. Diciamo di sì. Altre manifestazioni, visto che adesso ti occupi anche di questo ramo, il Custorino organizzava tantissime manifestazioni podistiche. Quali sono rimaste? È nata questa Cross di Pedro, però quale altra manifestazione? Allora, il Cross di Pedro noi l'abbiamo fatto, come diceva anche Mimmo Massari, perché tutti ce l'hanno chiesto e devo dire che il nostro presidente è stato proprio quello che in questo ci ha aiutato più di tutti, perché proprio in prima persona ha conosciuto Gianni Pedrini e quindi si è messo proprio negli ultimi mesi a lavorare per questo progetto, e grazie all'aiuto di Sebastiano, di Gianni, per tante altre cose siamo riusciti a fare e a portare avanti questo progetto. Ne abbiamo un altro, anche questo molto ambizioso, che è quello della gara del 4 marzo, Gesti Woman, dove miriamo a battere il record dell'anno scorso. I presupposti ci sono, perché abbiamo visto che ci sono molte associazioni, molti enti, molte persone che proprio ci chiedono di farlo, di continuare. Parte del ricavo del cross andrà a beneficio? Tutto quello che, tolto le spese proprio vive, tutto il ricavato andrà in beneficenza proprio per il ricordo di Gianni. E questo. Mezza di Torino si fa? Per il momento. Al momento no. No. Al momento no. Non vale suggerire, Sebastiano, vengo da te dopo. Altro allora. Ma mi guardavo e ho dovuto rispondere. Mi pare di capire che proprio il meeting non se ne parla neppure. Per adesso no, però si spera di poter. La speranza c'è. La speranza c'è. Finché muore la speranza. Sebastiano, vedo che scalpiti per. Innanzitutto Sebastiano Spina non l'ho neanche presentato molto bene prima, perché Sebastiano Spina, ricordiamoci, è presidente provinciale della FIDAL di Torino, Torino Metropolitana. Tra l'altro abbiamo anche la foto del passaggio del testimone da rilevato dopo 35-36 anni da Piero Proglio, che salutiamo da questa poltroncina. Come ti sei trovato in questo ruolo? Poi veniamo al cross. Intanto è impegnativo, come dire, sedere su una sedia che è stata occupata per così tanto tempo da una persona che ha il suo carisma, che ha avuto il suo carisma. Quindi già il fatto di essere io il suo successore mi fa. Cioè, il primo pensiero va a lui e lo ringrazio, perché anche lui, mentre ero suo vice negli ultimi 4 anni, ha sempre paventato l'idea che se qualcuno doveva succedergli dovevo essere io. Quindi è un figlio prediletto, ma diciamo che lui non ci conoscevamo da tanto. Io ho fatto 2 mandati prima di questo, un quadriennio come consigliere, il secondo ero responsabile delle attività in pista e il secondo quadriennio come sempre responsabile della pista, ma come vicario di Proglio. Quindi non ci conoscevamo da tantissimo tempo. Lui ha visto in me una persona che secondo
quelle che erano sue caratteristiche, per onestà, per soprattutto onestà intellettuale, insomma, poteva succedergli, e mi ha proposto questo. Poi devo ringraziare tutte le società del territorio, l'ho già fatto, forse ero già venuto. Sì, sì, è venuto e quindi, in occasione e quindi devo ringraziare tutte le società del territorio che poi hanno appoggiato quest'idea, però insomma è partita lui. Del cross di Pedro ne parliamo subito dopo un minutino di pubblicità. Aspettateci. Ben ritrovati, quarta e ultima parte di Piemonte in Corsa di mercoledì 10 gennaio 2018. Sebastiano Spina, allora, come è nata l'idea di questo cross dedicato a Pedro? Beh, come diceva prima Mimmo Massari, come ha detto anche Mimmo Rapallo adesso, io credo che il sentimento sia nato nel momento in cui si è avuto la notizia che Gianni Pedrini, insomma, non c'era più. Ma già sul sagrato della chiesa, nella giornata del suo funerale, c'era gente che chiedeva, insomma, se nel futuro c'è la possibilità di fare qualcosa che lo ricordasse, quindi è venuto quasi naturale. Per quello che mi riguarda personalmente, è stato il mio presidente del sodalizio in cui opero, il Custorino, il professor Riccardo Delicio, che chiamando mi ha detto: boh, pensiamo a fare qualcosa, se poi il comitato provinciale ci può anche appoggiare per qualche attività, io ne sarei felice. Guarda, il giorno in cui ho fatto la richiesta al comitato regionale per l'inserimento... Questo tra l'altro sono immagini quando avevate ospitato i campionati italiani. Italiani Master. Quando ho compilato la richiesta da inviare al comitato regionale per l'inserimento in calendario, è nato il problema di come chiamare questa gara. Stavo per chiamarla il cross per Pedro, poi ho detto: ma la gara è la gara di Pedro, perché si fa al Colonnetti, è la gara che lui organizzava e che portava avanti, quindi quella che si fa al Colonnetti per ricordare lui non può essere che la gara, il cross di Pedro. Devo dire che il nome è piaciuto, certo, subito a tutti, perché è molto diretto e fa capire. Però Sebastiano, devi dirmi, per qualche anno, per molti anni non è stato più messo in programma, c'erano stati dei lavori, sì. Adesso com'è questo tracciato? Allora, intanto devo dire che tornare dopo un po' di anni, credo che fosse 2007-2008, l'anno ultimo in cui c'è stato il cross del Buon Natale, no? Ci si scambiava gli auguri prima, sì, di Natale, è stato un riappropriarsi del parco, perché il parco è stato valorizzato, il parco in questo momento è un parco molto vivibile, ha dei vialetti, ha un'area giochi, diciamo che è un parco fruibile ed è fruito da tutta la cittadinanza, insomma, che vive lì intorno. Quindi è un appropriarsi del parco. Abbiamo cambiato il percorso, non scendo proprio nel tecnico, non è quello che c'era ai campionati italiani, siamo stati sul percorso io, Rapallo, Crepaldi, Mimmo Di Nunzio, che ringrazio tanto perché è quello che fisicamente lì con la rotella si è messo a misurare. Abbiamo cambiato il percorso, abbiamo cercato di renderlo visibile da almeno le due strade principali, quindi anche dall'esterno che sia visibile, e soprattutto abbiamo creato un percorso che è circa 2 chilometri, che è da ripetere più volte, che quindi permette anche il passaggio più volte dalla zona della partenza e arrivo, che sono tra l'altro ubicate molto vicine fra di loro, e quindi da questo punto di vista l'abbiamo voluto valorizzare. Sì, il punto logistico è molto semplice, molto facile ed è vivibile perché c'è la struttura. C'è la struttura, il nostro impianto, l'impianto di proprietà del Custorino, in via Panetti. Quindi abbiamo deciso di spostare la partenza, non è più in mezzo al parco ma è all'ingresso del parco, proprio davanti alla struttura, che lì c'è un pianoro che permette, sì. E accanto all'arrivo è stato anche accanto alla partenza è stato predisposto anche l'arrivo. Come dicevo, c'è un passaggio intorno al chilometro e 9, e quindi più volte si vedranno passare gli atleti, che ovviamente fanno più giri di quello diciamo unico. Che over 60 ne fanno due. Giri. E sotto i 60 anni ne fanno 3, cioè 6 chilometri. Ci sono i 6 chilometri. Una cosa importante per, sì, le iscrizioni,
una cosa, è possibile ritirare il pettorale in anticipo o bisogna ritirarlo sul posto? Sul posto la mattina. E per le iscrizioni come? Allora, per motivi logistici nostri non abbiamo preso in considerazione il sistema Sigma, c'è un sistema di cronometraggio con i CIP e quindi le iscrizioni passano attraverso la società che gestisce i CIP. La SDAM. Si può andare sul sito a fare la registrazione col pagamento online, oppure si può mandare un'email mettendo tutti i dati dell'atleta o degli atleti che partecipano, e se c'è il pagamento col bonifico si allega, e se no si può anche poi pagare la mattina. Ecco, è previsto, oltre alle solite partenze, la prima sarà alle 9.15? Sì, alle 9.15. C'è anche una sezione non competitiva, proprio di tanti che non possono fare la gara, però vogliono partecipare comunque. Noi, il presidente, io dico il presidente per sempre, Riccardo Delicio, la prima cosa che mi ha detto è: cerchiamo di facilitare la partecipazione a più gente possibile, anche a quelli che... Quindi abbiamo, io che insomma sono una figura insomma no, federale, mi sono occupato della parte FIDAL, l'iscrizione è aperta agli enti di promozione sportiva, parlo soprattutto della WISP, no, che è quella più grande, ma i possessori di rank card e anche non competitivi. Poi è previsto circa alle ore, guardo solo perché non ricordo, alle 11.30 circa, anche una piccola camminata libera. Abbiamo deciso di fare un piccolo percorso che è intorno ai 1000 metri, sì, giusto dimostrativo, proprio per ricordare Gianni, chi non vuole correre, chi vuole camminare insieme agli amici di Gianni, testimoniare l'amicizia. Piuttosto il premio per tutti, c'è una bellissima maglietta, mi ha detto. Allora, io so che tu guardi lungo e siccome hai visto che la maglietta ce l'ho... Guardo lungo, sono mio per comprare. Sì, e ti conosciamo. Sì, c'è un gadget che io vuoi tramite... darlo a me, che così faccio vedere in camera. Prego. C'è Giovanni Rossi che è pronto. Non lo do a te per farlo vedere, lo do a te perché te ne faccio omaggio. Caspita, grazie allora. Guarda qua, John. Se non sbaglio ci sono anche in un angolino lì. Sì, avevo 50 anni in meno, come mi ha detto il presidente, comunque ci sono anch'io. Ecco, questa maglia di cotone molto bella, è per tutti? Per tutti, noi abbiamo scritto sul volantino che era garantita ai primi 500, non so che numeri faremo perché come ti ho detto lo scopo non era Ma chi fosse 501esimo gliela mandate o Faremo lo sforzo, io credo che non sarà questo il problema. Con lo stipendio che becca Riccardo Delicio può mettercelo lui no, di per tasca. Un attimo ho temuto che dicessi con lo stipendio che becchi, e allora ho detto vuoi vedere che la mettono a carico mio. Una cosa importante, questa la dico io, c'è anche al termine del trittico, cioè del criterium di tre gare, prossima Pellerina e poi Borgaretto, ci sarà un bellissimo zainetto ai primi tre di ogni categoria. Ce l'hai anche lo zainetto da far vedere? Credo che sia il primo di ogni categoria. Primo di ogni categoria. Ti omaggiamo anche di questo. Ma questa è corruzione diretta, è comparaggio, via. Grazie, molto gentile. Praticamente si è pensato, come si diceva prima, di creare un criterium. Tre gare, chi partecipa a queste tre gare e nella propria categoria, facendo la somma dei punteggi di queste tre gare, si classifica prima nella propria categoria, avrà alla fine di questo trittico, quindi nella gara di Borgaretto, questo zainetto. Noi dal canto nostro, oltre alle premiazioni normali, premieremo tutte le categorie, abbiamo deciso di dare un trofeo, una coppa in ricordo a chi vincerà la categoria in cui quest'anno doveva correre Pedro. Benissimo. Io l'ho chiamato Memorial Pedrini, e per tutti gli anni che si farà questo cross, spero per tanti anni, ogni anno nella categoria in cui dovrebbe Gianni... essere la 55, perché lui non aveva ancora compiuto 60. Ma quest'anno 55. Però quest'anno faceva 60 anni, quest'anno sì, quindi sì. Entrava nei 60, quindi allora, lui quest'anno è un M. Ai 60. Vedi che l'ho detto con è un M60. 60 anni li ha fatti già l'anno scorso. Quindi un M60. Chi vince la gara in questa categoria riceverà un trofeo in ricordo. Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata, non è finita la puntata perché ci sarà anche un filmato della 9 miglia di Natale, però ringraziando tutti i nostri ospiti, dimmi. Volevo solo dire una cosa che riguarda tutto lo sport, visto che si parla di cross. Il 4 di febbraio in Portogallo ci sarà un gran bel pezzo di Piemonte che corre la Coppa Campioni di Club di Cross.
Una parte è qui perché la squadra under 20 del Custorino maschile si è classificata per il secondo anno consecutivo. L'anno scorso siamo stati ad Albufeira, dico siamo stati perché io come accompagnatore e Gianni Crepaldi come tecnico abbiamo accompagnato i ragazzi ad Albufeira. Quest'anno sempre in Portogallo, a Mira, una città che si trova sulla costa atlantica, e ci sarà questa gara. Dico un pezzo di Piemonte perché quest'anno le squadre piemontesi su 4 categorie sono 2, e quindi c'è una grande presenza piemontese, c'è l'Atletica Saluzzo per le donne under 20. Significa che sia noi che loro, noi con i maschi e loro con le donne, schiereremo i nostri atleti che vanno dalla categoria allievi alla categoria juniores. È un momento importante perché si incontrano le squadre più forti d'Europa. E in bocca al lupo a tutti questi giovani. Vi ricordo allora, ringraziando gli ospiti, Sebastiano Spina, Mimmo Rapallo, Gianni Crepaldi e Mimmo Massari, che vi danno appuntamento ovviamente domenica prossima al Colonnetti di Torino. Però chiudiamo la puntata dedicata a Gianni Pedrini con un altro lutto, ahimè. Lunedì scorso è morta a 67 anni Nadia Dalben, master della podistica tranese, dopo una lunga lotta con la malattia. La vediamo qui in una foto del 2015, a Testona tra l'altro, aveva fatto prima di categoria ancora. Era la donna bionica, come si legge nell'articolo della Stampa nel 2005. Perché gareggiava con placche e viti al titanio per rimediare gravi fratture causate da un investimento mentre si allenava nel 2000 al Valentino. Ha disputato oltre 100 maratone ed è ancora suo il record italiano delle F60 stabilito a Torino nel 2011 in 3:17:19. L'ultima maratona, sempre a Torino, nel 2015, 3:34:48, e anche qui miglior prestazione italiana F65, poi l'insorgere del male. Questo è il destino, salvarsi da un terribile incidente e morire poi a causa di una brutta, brutta malattia. Il funerale verrà celebrato domani, giovedì 11, alle ore 8:40 presso la chiesa Sacro Cuore di Gesù, via Nizza 56, e riposerà nel cimitero monumentale. Vi lascio con le immagini della 9 miglia di Natale, la gara natalizia che Nadia amava sempre correre come tradizione. Questa volta però, ahimè, non ha potuto correrla. Ciao Nadia. Good God!